Io sono Fabio Carletti, vengo dalle Marche, Macerata, lo sentite anche dal mio accento, e sono qua per tenere due talk, il primo su Paywall e il secondo su Debian più JRSec, quindi sarà mentre questo più un talk divulgativo per una sorta di pubblicità, insomma, al progetto Paywall. Il secondo tratta le tematiche di App Armor, se Linux, quindi cose un po' più complesse. Ci sarà una pausa di qualche minuto tra il primo e il secondo talk. Allora, inizio questa divulgazione che ho voluto proporre come talk dell'ESC, che è il progetto Paywall. Il progetto Paywall parte dal presupposto che le varie pubblicità, i vari bottoni e social, tutte quelle diavolerie che si vendono ora per tracciarci e comunque mettere spam, pubblicità alle nostre pagine web, in pratica è stato creato questo progetto che si chiama Paywall. Paywall non. Molti ora leggono Pi, no? Viene richiamato a Raspberry Pi, no? Perché c'è sempre questo richiamo al Pi. In realtà Paywall non è altro che un progetto che è stato creato per funzionare su una qualsiasi Raspberry, perché inizialmente è stata presa una Raspberry, ma poi, come vedremo, non è che uno deve per forza una Raspberry, basta che uno ha Linux e in pratica andrà a fare una sorta a installare diversi servizi, tali per cui limiterà la visualizzazione di pubblicità, oppure, che ne so, se avete presente su YouTube, che sono quei secondi a aspettare. Ecco, toglie tutte queste robacce che insozzano la pagina web e crea più traffico dati alla normale visualizzazione. Come dicevo, sono delle Marche, io mi occupo di sicurezza informatica e bazzico l'ambiente open source ormai dal 98, iniziando all'università come LUG, e quindi poi ho sposato la filosofia open source e da lì, insomma, non mi sono più distaccato. Allora, questi sono dei riferimenti del progetto, pagina Facebook, forum, Reddit. Allora, questo progetto Paywall non fa altro che andare a installare una sorta di server DNS, poi dopo ci saranno anche delle schermate del processo di installazione, ma è una cosa blanda, semplicissima, insomma, non è che bisogna avere chissà quali skill, insomma, per installarlo. Questo progetto, non so se qualcuno di voi si ricorda lo script Bashed Away, che è scaricabile da Git. Bashed Away era una sorta di progetto che si andava a installare su un sistema Linux e andava a bloccare le pubblicità, quindi su un file host, già a monte i domini a livello IP. Quindi Paywall e Bashed Away, che ho appena accennato, non è come i plugin di terze parti, Adblock, uBlock, uBlock Origin, no? Molto utilizzati ora su Firefox e Chrome, che una volta caricata la pagina, tutto ciò che è pubblicità, che sta una sorta di blacklist per questi indirizzi, non viene visualizzata la pubblicità di lato della pagina. Qua invece il discorso è diverso. Va a bloccare a monte direttamente l'IP attraverso le liste di DNS, cioè liste di questi advertising, in cui va a limitare proprio, cioè non è che come la pagina prima li scarica e poi no, non li fa vedere perché c'è l'adblock o il segnalino che va a evitare la pubblicità. Qua proprio a monte non viene per niente scaricato. Cioè, se la pubblicità viene da quell'indirizzo IP, da quel dominio, viene proprio bloccato a monte. Quindi, oltre a velocizzare la navigazione, ma è proprio anche un risparmio di traffico dati. Infatti, dopo, come vedremo, per chi di voi è già skillato, sa benissimo che una volta che uno ha un computer con installato Paywall, basta che punta DNS a questo sistema e già va a evitare la pubblicità, ma anche su un cellulare, perché su una rete LAN, quindi si evita spreco di traffico dati.
Poi chi vuole, insomma, lo può, può aprire su internet, fa il proprio, la propria VPN, tale per cui va tutti i device anche fuori casa, le punta a questo sistema e quindi il traffico dati ne beneficerà perché consuma meno traffico. Allora, che questo qua, questo è un progetto che inizialmente era stato indicato per smart TV, per i cellulari, per i browser e per in ambito sia casalingo ma anche aziendale, perché ci permette di scegliere, che poi dopo vi farò vedere le schermate, screenshot, di DNS in cui il sistema va a scaricarsi delle liste che fanno parte delle pubblicità, ma a nostra volta siamo noi che diciamo anche comunque a quali DNS fare riferimento. Parlavo da poco con un ex dipendente della Cisco e mi diceva, per chi non lo sa, che gli Open DNS attualmente è l'unica protezione che c'è per il CryptoLocker, per i sistemi Windows, perché Cisco, non so se voi sapete che ha comprato gli Open DNS, quelli 208, 67, 222, 222, 208, 67, 220, 220. Cisco non va altro che monitorare e memorizzando diciamo i domini e gli indirizzi in cui il CryptoLocker va a scaricare il programma che poi va a criptare i file, con gli Open DNS li va a bloccare a monte, un po' come fa Paywall con le pubblicità. Quindi attualmente, se uno già Windows, è l'unica protezione, a meno che di stare un po' più attenti con gli allegati delle email. Quindi sostanzialmente Paywall non è altro che un progetto multipiattaforma, cioè attualmente c'è proprio un comando su Git che viene utilizzato in ambito Linux, e io per esempio mi occupo di sicurezza informatica, quindi faccio anche consulenza, diverse aziende, il computer che utilizzano per firewall, il computer che utilizzano per NAS, installo anche Paywall e in pratica prendere più piccioni che una fava, anche perché Paywall mi permette, attraverso anche un server web, già di vedere le statistiche delle pubblicità di tutto ciò che viene bloccato, e mi permette anche di creare delle whitelist e blacklist, contando di tastino per aggiornare. Vi ripeto, questa è una cosa proprio semplice, cioè non c'è bisogno di chissà quali skill, è un comando da lanciare, se sta al progetto, c'è solo da dire che DNS andare a puntare, c'è la possibilità di mettere dei DNS custom, quindi scegliamo noi i DNS che ci piacciono di più, e una volta finita l'installazione, se non ci sono problemi, basta puntare il router del il DNS come indirizzo e mettere l'indirizzo della macchina in cui abbiamo installato Paywall. Quindi non è che c'è bisogno di chissà quali conoscenze, insomma, ecco. E questo è il famoso comando che vi dicevo, curl, sudo curl, per chi utilizza Ubuntu, altrimenti Debian è su. In pratica va a installare questo Paywall net bash. L'installazione è molto semplice. Allora, vi dico qualche numero. Allora, Paywall si tiene in piedi, è un progetto dei volontari in cui sostanzialmente tutto è iniziato per il discorso delle pubblicità, che oltre che a incasinare la pagina e quindi anche fastidio, ma il problema è un problema anche di privacy, perché le pubblicità, io non so se voi eravate due anni fa qua all'ESC, ci fu un talk in cui il tipo diceva proprio quanto le pubblicità monitorano quello che facciamo. Ma è una cosa assurda, perché non è che la pubblicità di, faccio un esempio, Google, quindi AdSense, no, so delle cose, Google sa che sto vedendo quella pagina lì. No, ci sono anche pubblicità in cui quello che sto vedendo, quello che sto facendo, le sa
3-4 aziende, quindi la pubblicità, l'informazione viene data molto in giro. E quindi, al di là che è un discorso della pubblicità per alleggerire la pagina, velocizzare la navigazione, ma anche un discorso di privacy, perché tutti i bottoni, tutte le pubblicità, in pratica danno tutte informazioni dei nostri cookie, delle sessioni, cosa stiamo visualizzando, della nostra password, siamo loggati su altri social, a fornitori di terze parti in cui magari non crederemo che abbiano queste informazioni. Comunque sia, le cose più essenziali è velocizza molto la navigazione su internet. Ci sono anche delle app in cui possiamo utilizzare i dati che noi andiamo a creare con l'uso di Paywall, e quindi possiamo anche utilizzarlo per script o interfacce che servono insomma per altre cose, quindi sono a disposizione le API. Questi sono i domini che sta bloccando attualmente, quindi è un progetto che è sempre in evoluzione, ma ha molte liste di servizi che danno pubblicità, quindi funziona veramente alla grande. E questa era una schermata dell'installazione, un esempio. Inizialmente c'era solo Google e qualche altro DNS, poi è stato aggiunto Yoben DNS, e poi alla fine è stato messo anche il custom in cui uno può aggiungere manualmente i DNS. Di solito, dalle ultime statistiche anche della di Paywall, la maggior parte stanno cominciando le persone a apprezzare molto Yandex. Da chi non li conosce, sono russi, sono DNS russi, l'indirizzo è 77 88 83, 77 88 84, è una sorta di, ma ve lo dico così giusto per, come se fosse Yoben DNS, solo che è russi. Quindi c'è sia la versione base, sia la versione con che blocca i malware, sia la versione family per diciamo porno e queste cose così. Si chiama Yandex, ve la butto là. Poi un'altra cosa da dire, ecco qua, questa è la schermata che potete vedere per oltre, come vi dicevo prima, oltre al server DNS installa anche una una sorta di server web in cui possiamo andare a vedere le statistiche di ciò che ha bloccato, cosa non ha bloccato, il traffico, e è possibile, c'è anche il comando per aggiornare le liste, per bloccare pubblicità e creare anche dei blacklist. Ultimamente molte aziende stanno mettendo questo Paywall su VPS di Amazon, in modo che puntano tramite AWS alla VPS aziendale, e lì sanno che hanno bloccato, cioè c'è un punto di riferimento anche su internet, anche per i promotori che vanno in giro, insomma, per discorso pubblicità. Più che altro chi va in giro e fa rappresentante in cui utilizza il traffico dati, qua stiamo parlando di un risparmio significativo, insomma, del traffico dati. C'è a disposizione uno shop per contribuire, solite magliette con la tazza e la felpa, e è un progetto insomma che si autosostiene, ma perché la maggior parte è volontari. Questa si vede poco bene, è la felpa col cappuccio, questa è la tazza che hanno fatto da poco, che riprende un po' l'immagine del... immagine della maglietta a maniche corte. E un'altra cosa da aggiungere è che Paywall è nato, come dicevo, è nato per utilizzare la Raspberry in ambito casalingo, per dargli per un utilizzo interessante. Poi si è esteso e ha trovato sempre più supporto, e quindi inizialmente non c'era il discorso del web server per le statistiche, è stata una cosa aggiunta successivamente. All'inizio era solo un semplice script in cui andava a creare un server DNS, insomma, ecco.
E quindi il mio invito e il mio interesse era di divulgare o informare, per chi non lo conoscesse, questo progetto che per chi lavora come sistemista potrebbe essere molto molto interessante. Per un programmatore così, comunque chi va su internet si ritrova sicuramente molto meno zozzo rispetto a quello che potrebbe prendere per una navigazione qualunque. Ho finito il mio talk. Grazie per l'attenzione. Qualche domanda, qualche curiosità, se posso rispondere? Prego. Parla forte, dopo casomai ripeto io che c'ho il microfono. Forse ero disattento, non ho capito. Dimmi. Le blacklist, chi è che le genera? Perdonami. La blacklist che viene importata nel sistema, che filtra il mio traffico e mi importa le pubblicità. In origine, chi è che la crea questa blacklist? Il progetto Payall, che durante, quando lanci quel comando che è curl, no, eccetera eccetera, va a scaricare sostanzialmente un SH che va a installare e lì puoi andarlo a editare e decide quale liste fa parte della comunità del progetto. Cioè in pratica, cioè, adesso parlandoci chiaro, quando installi un block origin ad block e liste quelle lì, tanto già se sa, insomma, dove a parare per evitare pubblicità, sì, così. Claro. Però se vuoi, puoi anche editarlo e aggiungerlo, non c'è problema. Mentre quando ho accennato al blacklist, è che sull'interfaccia web, tra le opzioni, puoi aggiungere anche te dei siti, tipo roba aziendale, in cui Facebook no ai miei dipendenti, puoi andare a mettere quindi anche delle cose che va a bloccare a livello DNS dei siti da navigare. Sì, 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 sì. Guarda, tanto c'è il comando, lo puoi scaricare anche con Wget e ti puoi vedere qualsiasi cosa che c'è scritto, cioè tutta roba open source, quindi non c'è nulla dell'osco nascosto, insomma, ecco. E poi mettendo dei DNS che magari conosci anche te, che filtra ancora di più, puoi avere un livello aggiuntivo, insomma, di bloccaggio. Sì. Sì, il server DNS sì, la porta è quella standard di un server DNS. Fondamentalmente sono editazioni di script del DNS. Sì, guarda, ti invito a provarlo. Prendi un computer stupido che lo utilizzi per test, metti Debian, una Linux, quello che vuoi, insomma, lanci il comando, c'è la procedura guidata che ti chiede solo DNS e poco più, insomma, e alla fine ti trovi su server DNS che lo puoi andare a puntare all'interno della tua casa, tua azienda, quello che è, e già ti trovi, insomma, che vai su YouTube, vai in giro, vai sui siti porno, vai a scaricare roba illegale e insomma non c'è la pubblicità. Ma io prima avevo accennato al progetto Bash Away, non so se lo conoscevate, che era un progetto per Linux, insomma, che va a livello host a bloccare indirizzi IP, cioè non è che si è inventati chissà che, insomma, è solo una cosa utile da autorizzare in ambito open source chi utilizza Linux e per migliorare la navigazione. Quindi non è altro che andare a stoppare a livello IP di dominio a monte prima che entra in casa e mi va a caricare la pagina in cui ci vuole più perché c'è sta pubblicità, c'è sta... e non è che mi ritrovo la casellina vuota, no, senza... cioè proprio non esiste, perché è bloccata a monte. Quindi oltre a velocizzare il traffico dati c'è anche meno dati da scaricare. E... se abbiamo una rete con Windows o in ambito aziendale, fa comodo via meno zozzoneria possibile. Oltre aggiunge il fatto della privacy, il fatto di essere monitorati, ma che uno non può interessare perché dice vai, basta che ho meno pubblicità, che mi veloce, però insomma era per prendere più piccioni con la fava, insomma, come si dice. Qualche altra domanda? A posto? Ok? Dimmi. Dice la lampada che... mi sta a fare non solo la lampada, anche la sauna.
Dicevi che questa cosa prevalentemente è pensato per essere installato ad esempio su un Raspberry in casa? Oppure... Inizialmente sì, perché l'avevo chiamata Pi per Raspberry Pi, perché giusto per utilizzare, utilizziamo come web server, no? Per streaming di musica, torrent, allora mettiamolo lì, però in realtà non è altro che quel comando che puoi installare su qualsiasi computer, insomma, non c'è niente, insomma, se ARM, architettura, storie simili, insomma. Quindi prevalentemente lo puoi installare insomma, dove ti pare, avete passato una cosina magari per il mobile direttamente, ok? Come? Ad esempio, se io lo vorrei installare su, anche il mio cellulare Android, per tenermelo... Però dovresti rootarlo. Se il tuo scopo era quello di utilizzare l'ambito casalingo, ti conviene mettere il classico computer lì, che magari lo utilizzi anche per NAS o altre cose, o che ci fai firewall di casa, lanci questa qui, tra le porte già hai anche la 53 aperta, che ce lo puoi puntare come DNS. Vabbè, grazie. È una cosa in più, aggiunge il servizio classico di DNS. Che lo puoi mettere anche come alternativa rispetto agli altri, tanto lui alla fine non fa altro che puntare a uno di quei DNS principali che stati scelti sull'installazione, quelli Google, Russi o Open DNS o Custom, ci metti quello che vuoi te, e quindi... Ma aggiungere appunto dei domini per... Sì, guarda, non ho portato lo screenshot, però guarda qua... Non so se leggi, c'è scritto whitelist e blacklist. Cliccando qua c'è il classico spazio in cui puoi aggiungere, che ne so, facebook.com, perché i tuoi dipendenti vuoi che vanno, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, e quelle là, appunto, sono, immagino, le impostazioni locali, cioè quelle mie personali. Sì, sì, sì. Se volessi aggiungere, ad esempio... Sì, perché questa qui è una cosa installata nel tuo computer, a casa tua, non è un discorso cloud. Sì, sì, no, dicevo, se uno volesse appunto andare, che ne so, ad esempio, a contribuire a questa cosa qua, magari segnalando dei domini che sono noti per advertising, cose del genere. Invito ad andare nella pagina del progetto, e avevo messo l'indicazione all'inizio, adesso te le faccio, eccole qua. C'è la pagina Facebook, e se ti vuoi segnare, tanto le troverai sul sito dell'ESC tra... le slide, insomma, a scaricare, quindi ecco, riferimenti questi qua. Okay. Firewall e forum, Reddit, a parte c'è anche il sito proprio. Va bene. Trovi tutto, insomma. Sì, volendo puoi anche consigliare nuove cose da bloccare. Va bene. Oppure che puoi testare, tanto sei anche su Git, quindi puoi fare anche il tuo commit dell'aggiunta di qualcosa, insomma. Tanto qui è tutto open source, no? È bello della comunità che chiunque può contribuire. Altre? Non vedo mani. 3. Ah, oh, vai. Oltre ai domini è possibile aggiungere anche delle liste. Cioè, praticamente il programma, se li metto nella... l'email, vedo che si può... hai fatto vedere che si può aggiungere qualcosa andando lì a cliccare in quella parte lì. Qua. E... io posso aggiungere anche una lista, cioè se ci passo un foglio, un file che sta anche su internet, automaticamente lui lo va a leggere e si prende giù la lista delle cose da bloccare? Volendo sì. Io però non l'ho mai fatto perché i domini che loro aggiungono come progetto sono molto testati e vabbè, io insomma se capito su CDE mi ritrovo insomma che... andrei a bloccare delle cose sperimental, perché so che sta anche su anche un blocco origine, no? Questi plugin aggiuntivi ci sono anche sezioni sperimentali, diciamo, in cui ci sono queste qua, però di solito mi fido più a roba testata che okay. Perché sul Firefox quello che è, di solito quando aggiungi questi qua va a pesantire molto i browser, perché a volte cercare. Qua in realtà col fatto che c'è un computer diciamo dedicato, comunque che ha risorse, sta messo bene, fa solo quello, non c'è problema. Però di solito insomma già siccome che è molto attiva, quindi mi fido di quello che fanno loro, attendo i loro aggiornamenti. Vado solo a toccare la whitelist e blacklist se devo fare qualcosa specifico mio in cui, no, questa cosa qua no, ma perché è una cosa privata, aziendale o domestica, insomma, ecco. Non,
Anche perché potresti anche, sì, oltre al progetto potresti anche andare a editare i file host e bloccare i domini che ti interessano a te, come alternativa, diciamo, ecco.